Ad Ovindoli, due associazioni al femminile, Radici in Movimento e Ambeco, hanno fatto rete creando meravigliosi spazi per bambini per l'estate e per l'inverno. Siamo andati a E qui ci trovarle. troviamo nella ludoteca Il Camoscio di Ovindoli. È un posto molto magico, è stato costruito da mio padre Emilio Sebastiani, finito di costruire in questo modo in cui lo vedete, quindi con i tappeti, con i cubi, con la parete da mio fratello Alberto Sebastiani e poi è arrivato in eredità a me. E qui noi facciamo le nostre attività con i bambini, sia d'inverno che d'estate, dove i bambini possono fare la parete di arrampicata, fare i tappeti, fare i cubi, ma anche creare, quindi abbiamo diversi materiali con cui i bambini possono creare, attività di educazione ambientale, giochi liberi con diversi materiali, dai cubi ai legni, a strumenti musicali, abbiamo anche dei proiettori 3D, insomma abbiamo veramente tanti diversi strumenti messi a disposizione proprio per creare un centro educativo e creativo e di gioco e ludico per i bambini. Una cosa molto bella che fate rete tra Sì, associazioni. sì. Per esempio, avete creato anche dei centri estivi, quindi non solo lo spazio ludoteca che può andare bene in inverno o in estate a seconda dei momenti, ma anche lo spazio aperto molto legato alla natura e all'ambiente. Per noi è molto importante innanzitutto fare reti. Siamo fermamente convinte che la rete sia lo strumento necessario e fondamentale per crescere come società, per diventare sempre più ricche, belle e armoniose. Questo è il nostro obiettivo, quindi fare rete, per quanto è difficile, è molto importante. E in più le attività all'esterno. Io mi sono trasferita da Roma proprio perché avevo voglia di giocare con i bambini fuori, all'aria aperta, scoprire con loro l'ambiente della natura, gli animali, la biodiversità di cui l'Abruzzo è un elemento, è una regione molto ricca e conosciuta per questo. E per questo ne facciamo centri estivi, continueremo a fare campi estivi con i bambini, con educatori esperti, sia da un punto di vista pedagogico che da un punto di vista di educazione ambientale, perché l'ambiente è quello che aiuta di più il bambino a strutturarsi come individuo, a scoprire le sue qualità, le sue forze, le sue risorse e le riscopre sia in se stesso che nell'ambiente che lo circonda. E abbiamo aperto questo centro, diciamo, educo-creativo, che si occupa di educazione ambientale ma anche di creatività, di arte terapia. E ci rivolgiamo ovviamente soprattutto ai bambini. Il nostro centro è aperto tutto l'anno, l'inverno presso una struttura che si chiama il Camoscio. In questo centro noi abbiamo aperto anche una sezione tutta multimediale, proprio per avvicinarci un po' di più a quelli che sono gli strumenti che oggi affascinano molto i nostri ragazzi. L'estate ci occupiamo di un centro estivo che è all'aperto, quindi con quella che è la filosofia, diciamo, della scuola nel bosco. È un centro tutto all'aperto che si trova ad Ovindoli, si chiama la scuola di Gea, con programmi diversi ogni giorno, quindi facciamo escursioni, attività creative, educazione ambientale, osservazioni del sole, delle stelle, diciamo a 360 gradi, ci occupiamo della conoscenza del nostro territorio, che è un territorio ricchissimo, ricchissimo non solo di diversità riguardo la flora e la fauna, ma ricchissimo anche per quanto riguarda la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. E quindi cerchiamo, diciamo, nelle nostre attività di avere un approccio sistemico, cioè di far conoscere le cose tutte collegate tra di loro, proprio perché il nostro territorio è collegato, è in rete, e questo è il nostro approccio metodologico. Cosa serve all'Abruzzo? Cosa manca? Allora, all'Abruzzo, dalla mia esperienza, ha tantissimo innanzitutto, come per i bambini penso che sia importante che ci rendiamo conto del valore che ha, valore ambientale, valore culturale. Io incontro e conosco gente del mio paese e dei paesi limitrofi, persone speciali e bellissime. Quello che chiedo al mio paese è di fare rete, di comunicare tra di noi, di sostenerci sempre di più, perché siamo veramente una regione ricca, ma ricca anche di persone proprio con il cuore, persone bellissime. Abbiamo bisogno di unirci e lasciare andare magari dei piccoli attriti storici che ci portiamo dietro da generazione in generazione e
e stare insieme. Questo fondamentalmente. Ci vuole un impegno politico, ci vuole un impegno magari di una burocrazia più snella, che purtroppo hanno a che fare con l'Italia intera, ma di base la nostra risorsa è noi, la nostra rete, la nostra cultura.